Giusto, il 17 ottobre uscirà nelle sale italiane il nuovo film di Fausto Brizzi, Se mi vuoi bene, tratto dall'omonimo romanzo del regista. Nel cast, oltre a Lucia Ocone, a Sergio Rubini, a Flavio Insinna, a Valeria Fabrizia, Maria Amelia Monti, a Gianmarco Tognazzi, a Elena Santarelli, c'è lui, Claudio Bisio! Insomma, sono felice. Ma quando vai in onda questa puntata? Siamo in diretta. Siamo felici di questo applauso a Claudio, che ci conosciamo da tanto tempo, e sono sicuro che anche Michele nel suo intimo sia contento. Sono contento. Scusa se non ti ho abbracciato, ma ho appena fatto un piercing ai capezzoli e sono ancora indolenzito. Fermo! Siediti. Solo l'ospite ha diritto di sedersi. Oh. Noi stiamo in piedi. Allora, no, intanto parliamo un attimo del film. 17 ottobre, molto carino, io l'ho visto. E tu sei bravissimo. No, non è che l'ho detto con stupore. No, lo dico. Una pausa. No, perché so che ci tenevi proprio a avere questo ruolo. Sì, io ho letto il romanzo di Fausto quando è uscito e gli ho detto, guarda, se dovessi tu fare un film un domani, mi candido a fare il provino. E lui se l'ha ricordato. Sì, e non mi ha fatto fare il provino. Senti, raccontiamo brevemente la storia, quella che si può dire, che lo sai tu. È la prima volta che ne parliamo. Sì, punto, vabbè, sei un avvocato. Sono un avvocato un po' depresso. Molto depresso. Molto depresso. Senti, io dico tutto, me ne frega niente. Dici il finale, dai, tanto... No. Vorrebbe uccidersi, cioè, si uccide. Vorrebbe uccidersi. Sì, però gli va male. Non manco quindi, quello riesce a fare. Prima dei titoli di testa questo, sì. Quindi è subito un prologo. Sì. E andandogli male, rivive una seconda vita. Una seconda chance e cerca di fare del bene alle persone che secondo lui ha trascurato nella sua vita. Però è un sbaglia un po'. Sì, perché a voler fare del bene a tutti i costi si rischia di fare del male. Dei pasticci. Quindi fa dei pasticci con sua figlia, con la sua ex moglie, con il padre, insomma, con tutti. E c'è un momento in cui tu con la tua ex moglie, che è Maria Amelia Monti, decidi di fare una cosa che non avevi mai fatto, cioè di chiederle scusa per tutte le malefatte a cui l'avevi sottoposta nei vostri anni di matrimonio, vai da lei in libreria. Insieme alla nostra figlia. Insieme a vostra figlia, e che poi non è tua figlia nella verità. No, è un'attrice. Lorena Cacciatore. No, chiedevo, perché anch'io ho visto il film, ma non mi sembra. È cinema fingo, non è che sempre... E vediamo il momento in cui Claudio appunto raggiunge la moglie per chiederle scusa. Guardate. Ma io non ho niente da dirti, Diego. No, se dovete litigare io vado via perché già questo film lo conosco. Laura, rimani, ti prego. Qualcosa riguarda anche te. Dai. Che cacchio c'è? Scusa, per l'8 giugno 1998 sono stato maleducato con tua madre. Scusa per il 6 giugno 2003, quella battuta sul tuo vestito troppo attillato, potevo risparmiarmela. Scusa anche per il 23 novembre del 2007, avrei dovuto esserci all'inaugurazione della tua libreria. Ti sei segnato tutto? No, ho parlato con le tue amiche che sono meglio di un archivio della polizia. Posso continuare? Prego. Scusa per la primavera del 2004, tradirti era sbagliato in generale, e in particolare perché era la professoressa di lettere di Laura. Cosa? Ti sei scopato la Paternesi? È per questo che ti ha bocciata. No, ma guardate, andate a vedere questo film di Fausto Brizzi, sono tutti bravissimi ed è una storia bella, si passano... Scusa, è per questo che ti ha bocciata, quindi lo fai malissimo. No, poi ho organizzato una festa per i 40 anni di mia moglie e ne aveva 38. Fatte di brutto. È un lunghissimo elenco di errori e di malefatte, e quando cerchi di aiutare anche gli altri è ancora peggio. Però è veramente molto divertente, come sempre, sono storie su cui si può anche riflettere e pensare. Oh, io ti ringrazio, so che poi ci vediamo dopo al tavolo. Sì. C'è lui che voleva fare un gioco con te, perché... No, più che un gioco, è un rito di purificazione, perché negli anni lui mi ha presentato per decenni. Sì, una domanda, tu l'hai presentato per decenni. Lui ha mai fatto il gioco del coniglio? Non l'ho mai fatto. Non so neanche se sia capace di farlo. Esatto, sono capace, però non l'ho mai fatto. Perché noi scrivono tutti i bambini. Il coniglio. Non l'ho mai fatto. Io sono disposto... Facciamo il numero del coniglio? No, il numero del coniglio, facciamo un'altra cosa. Allora, vorrei fare un rito di purificazione, perché quando lui mi presentava Zelig, mi ha sempre presentato con una certa sofferenza, una certa insufficienza. Lo capisco.
capisco, eh. Non lo capisco. Diceva lo sempre, capisco. L'incipit era sempre odio i maghi e i mimi, ma di più i maghi. Ma lui ha fatto il mimo, quindi era un'autocritica. Sì, allora, scusa. Allora, lui... guarda, che bravo, avete visto, no. Che bravo. Bravissimo. No, sai mimare il coniglio? Guardate, guardate. Guarda che bravo! In un attimo ha fatto apparire il coniglio! Allora, vabbè. Scusa, voglio fare una cosa seria. Cosa non si fa? No. Il film? No! Lui odia la magia, odia la magia e quindi mi presentava così. Ma tu devi amare la magia esiste. Voglio farti questo rito di purificazione, sì. Di, come dire, di estirpazione dello scetticismo. Era con la R. Volevo dire deratizzazione, deratizzazione dello scetticismo. Che non l'hai detto. Adesso lo faccio, guarda qua. Allora, per questo esperimento serve una bottiglia d'acqua, apri qua, e servono dei bicchieri di plastica. Dura un minuto, bene, apri, vai, apri. Allora, attenzione, riempiamo un bicchiere, un po' d'acqua qua, e mezzo bicchiere qua, e mezzo... Non mi posso bagnare perché... Qua. La permanente. Attenzione, allora tieni tu questo sì, e lui qua, io sì, questo. Sì, figurati. Adesso tu devi specchiarti con me pedissequamente, va bene? No, specchiarti però guardando di là, va bene? Allora, devi tendere la mano di fronte, tendere la mano così, avanti in avanti, più avanti, più avanti, più avanti, no, più di qua, più avanti la mano, non con i piedi e fa... Venga ragazzi... A volte preferirei essere a Pamplona inseguito dai tori e non lavorare con lui, caspita. È sempre stato. Ma una mano. Stasera è ospite, devi avere riguardo. C'ho riguardo. Oh. La mano col bicchiere, devi mostrare la mano col bicchiere, così, attenzione. Adesso devi fare quello che faccio io, va bene? Attenzione, intanto porta il ginocchio in alto. Ginocchio in alto e poi a destra. Lo Shock and Blues. Non è lo Shock and Blues. Ci piacerebbe cantare una canzone intelligente. Non dovevo farlo. Allora, mani in avanti. Sì. Adesso una mano alla cabeça. Bene, bravo. È un movimento lento. Beh, movimento lento. Una mano alla cintura, un movimento lento. Sì, vabbè. Un movimento para bajo, un movimento sexy. Sì. Adesso attenzione, porta il bicchiere sulla testa così. Fai quello che dici, non contraddirlo, ti chiedo scusa. Sì. E adesso devi girare, tiralo alla base così, come faceva la base, così, sì. Devi tirare alla base così. Che stai facendo? Devi seguire gli ordini, capite? Seguire gli ordini. Adesso tu devi girare lentamente, in senso orario, va bene? Lentamente. Con gli occhi chiusi, quindi aziona i muscoli palpebrali. Dai, lentamente. Gira lentamente. Vai. E anch'io giro lentamente. Vai, gira lentamente. Vai. E poi ci ritroviamo qua. No, ma non così lentamente però, Claudio. Non perché... così lentamente perché poi no. C'è il telegiornale. Sì. Attenzione, Claudio, sei pronto? Sì. Cosa devo fare? Apri gli occhi intanto e adesso fai quello che faccio io. Guarda. Ah! No, ho visto la Lagerbach. Fa quello che faccio io adesso, guarda. Adesso io credo in me stesso, trattengo il respiro. 1, 2, 3... verso il bicchiere e là è sparito. Adesso devi farlo tu. Senti che il bicchiere è più leggero? Fabio, lo faccio solo per te. Ti ringrazio. Senti che è più leggero? Ho solo questo vestito. Lui dopo dobbiamo fare il tavolo, lui, tu lo sai. Lui deve credere in se stesso. Io soprattutto cosa c'entro? Credici, attenzione, al mio tre. Uno che al tuo calcio fa credici. Allora, 1, 2, vai. 3. Claudio Bisio, bravo! Credi alla magia adesso? Bravo! Se fosse venuto fuori un coniglio al cinema, stato... Se mi vuoi bene, dal 17 ottobre, Claudio Bisio nell'ultimo film di Fausto. No, non fate questo che è brutto davanti a tutti.